Buongiorno, buongiorno, i postumi di una indisposizione non mi consentono, non mi consentiranno di essere a Napoli, ma voglio comunque mandare non solo la mia adesione personale, ma quella delle giornaliste e dei giornalisti italiani, quella dell'associazione Articolo 21 che sarà rappresentata in piazza da Desiree Klein, la portavoce di Articolo 21 della Campania. E voglio soprattutto ringraziare Marisa Laurito. Marisa Laurito che con eccezionale passione civile ancora una volta si è messa a disposizione di chi in Iran si sta battendo per la libertà, per la dignità. E insieme a lei a tutte le volontarie e i volontari, volti non noti, non si vedono ma senza di loro si organizzerebbe molto poco in questi giorni anche in Italia, e a tutte le artiste e gli artisti che hanno messo letteralmente la faccia e la loro voce per chi rischia di rimanere senza voce. E vorrei approfittare per rivolgere un appello anche a tutte le croniste e ai cronisti. Arrivano molti messaggi dall'Iran e dicono sempre tutti la stessa cosa: non lasciateci soli, non lasciateci nel buio possono torturarci e colpirci. Date voce alla nostra voce, amplificatela, ecco perché sono fondamentali queste manifestazioni. E mi permetto di ricordare alcuni passi di un bellissimo articolo di Antonio Gramsci: odio gli indifferenti, vivo, sono partigiano. Odio chi non parteggia, odio gli indifferenti anche perché mi dà noia il loro piagnisteo di eterni innocenti. Se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà e il mio consiglio, sarebbe successo ciò che è successo? Parole attualissime. Ecco perché il mio grazie va a chi non si gira dall'altra parte, a chi odia l'indifferenza. Chi comunque, sempre e dovunque è dalla parte delle vittime.